Dario Moccia è uno dei più grandi streamer della piattaforma di Twitch e anche lui è famoso per le maratone. Le sue So durano. chi è Dario Moccia, so chi è da prima Dario Moccia, quindi no, Com'è possibile lo so. questa cosa? Va bene. Perché sono un anziano curioso, mi incuriosisco, ma mi incuriosisco e sono un amante dei fumetti, tante cose. Ho avuto degli intrecci, vari intrecci su di te. A parte che noi non so se lo sapevi, dato che a quanto pare hai studiato, ma ci eravamo già incontrati 13 anni fa. Ero ragazzino e ti ho beccato per caso a Roma con i miei amici, con il mio gruppo di amici, durante la vacanza dei 18 anni, quando avevamo 18 anni. C'ho anche una foto con te. Oh, eccoci, che meraviglia! Che meraviglia! Questo sono io, irriconoscibile nel mezzo. Questo qua nel Esatto. mezzo con il cursore rosso e quello era mio amico che faceva il cretino. Comunque sì, eravamo, non so. Che anno era? 13 anni fa, cioè Sì. nel 2008, Sì. epoca Matrix per me, per quanto mi riguarda. Ma scusa, hai detto che sei appassionato di fumetti, ma che fumetti leggi? Ora sono curioso, che non ti ho mai sentito parlare di questa cosa qua. Beh, non mi hai mai sentito, però io devi considerare che ho la mia età, quindi quando io ho cominciato, per 30 lire si potevano comprare gli albi del Falco, dove c'erano Bellissimo. Nembo Kid, quello Certo. che allora si chiamava Nembo Kid, no? E scusa, però scusa, Infatti, no, flex. se mi trovo qui, Eccoli. scusate, ma Ah, io texo, te i texini. cioè tutti i text dal numero 1 al numero 300, qui ancora. No, però insomma posso andare. Io mi ricordo i primi. Vabbè, ma interessa, no? Non Sì, interessa. a me tantissimo, a me tantissimo. Flash Gordon, cioè quelli degli anni 30, Flash Gordon, l'editore Nervini di Firenze, Cioè, che sta no? un po' Topolino. Cioè, che Per la prima volta in Italia. sta cosa, Bolino, certo. E insomma, che c'era il nemico Ming. E beh, insomma, io sono cresciuto appunto con i supereroi di allora. Sono cresciuto, ho imparato a leggere a 3 anni su queste cose. E mi ricordo che leggevo che erano insieme: c'erano appunto Nembo Kid, che era Superman, no? E che era sia giovane quando viveva a Smallville, c'era una parte delle avventure, e poi a Metropolis quando c'era. Perry White, il direttore del secolo XXI, no? E adesso ci siamo, fa impressione. E lui chiama e il suo amico Jimmy Olsen lo chiamava attraverso l'orologio. Adesso gli smartwatch sono molto più sono molto più avveniristi. Dice, chiamava il suo amico, non sapendo che era Clark Kent, il suo collega di lavoro, no? Super e Nembo Kid. E c'erano insieme anche Batman Era nelle stesse. Ala d'acciaio, mi pare, si chiamava in versione. Aspetta, c'era anche Flash, che non era Flash Gordon, ma uno che andava velocissimo, John Jones, Segugio di Marte, e insomma, c'erano dei personaggi che erano straordinari. Qui però stiamo parlando dell'inizio degli anni 60, ragazzi, 63, cose di questo genere. Poi arrivò la Corno, arrivò anche la Marvel dopo, però La insomma. sì, la Corno arriva, dice, insomma, dobbiamo arrivare. Con la Corno arrivano poi Magnus e Bunker, Per ovviamente, forza, no? grandissimo. Secchi e Raviola, cioè, da lì poi si arriva a Alan Ford, la prima grande creatura italiana del settore. No, se vuoi ne parliamo, ti parlo dell'archeologia delle tue passioni. Volentieri, volentieri. Ma il supereroe preferito quindi è Superman oppure no? Il supereroe preferito a parte è Paolo Celata, però se dovessi. Un fumetto su Paolo Celata sarebbe Un appello ai meraviglioso. disegnatori che ci No, sono. Però no, beh, quello della mia gioia, cioè, ognuno è figlio del suo tempo, Certo, ovviamente. Sì, certo. però preferisco a Tex, ovviamente. E sai cosa mi piaceva? C'era il grande Black, non so se sai chi era. Certo, sì. Il grande Black che aveva i suoi amici Roddy, e c'era il professor De Occultis, forse, ed era quei trappers, no? Quelli che lottavano contro gli inglesi, era una cosa.
Vabbè, erano i miei 10 anni, i miei 15 anni, quindi era No, tutto questo, bellissimo, ma capita a amici. capita a Miki, ma certo, con questi racconti mi sono immaginato la sezione collezionismo di Lucca Comics, che è praticamente invasa da queste testate, da questi albi particolari. Io sono cresciuto più che È che altro. le cose è l'antiquariato nostro, vedi, Ma è stupendo. io cito sempre questo, i negozi di antiquariato sono bellissimi, però non vedrai mai nessun giovane entrare in un negozio di antiquariato. È il nostro passato. Per i fumetti è più facile, no? Ci sono poi le rassegne comics, poi in realtà il fumetto si fissa, perché poi è ovvio che è un'arte che finisce nel momento in cui inizia il digitale. Il disegno a mano libera purtroppo viene ucciso dal digitale, e la stessa creatura di carta è Allora, sul, destinata ad sul, avere gli anni forma, più sul tardi. formato di lettura ancora non si è capito bene. Per quanto riguarda invece il disegno, io ne posso parlare perché la mia ragazza è un'illustratrice, è una fumettista, e lei dal cartaceo semplicemente è passata alla tavoletta grafica, cioè la manualità c'è ancora, ma il supporto è digitale, però è semplicemente una piccola evoluzione, non proprio un tradimento della carta. Per quanto riguarda la lettura, ancora il formato cartaceo va tantissimo, soprattutto per le edizioni di pregio, eccetera. Vediamo, per ora le app non sono riuscite a soppiantare del tutto il cartaceo, anzi, Speriamo, speriamo. vedremo, saremo a Se no, vedere. tra 20 anni, alla prossima pandemia, cosa ci sarà dietro di noi, al posto dei libri e delle riviste? Vediamo, vediamo, non lo so, staremo a vedere, magari non c'è più Twitch, c'è un'altra cosa ancora e tutto può No, no, cambiare. questo sì. Noi pensiamo che il punto, concettualmente, noi pensiamo che il presente sia sempre il punto d'arrivo, no? Perché non abbiamo più il futuro, non c'è più la fantascienza, no? Io quando avevo 14 anni, l'uomo andò sulla Luna ed era il culmine di tutti i sogni fantascientifici, no? E poi abbiamo detto cosa succederà dopo Marte, poi ci si è fermati, non si è neanche più tornati sulla Luna. Questa è una, se vuoi, è uno dei simboli, degli emblemi della fine dei sogni, no? Cioè, e quindi la gran parte della fantasia era fatta dopo tutto, ho citato prima Flash Gordon, che è degli anni 30, no? Quello va sul pianeta Mongo, no? Come si chiama? Dove c'era Ming, ed era una creatura che sembrava orientale, no? E però si immaginava appunto i mondi, rapporti. Adesso non c'è più neanche questo, non c'è più la fantascienza tradizionale, Quindi secondo te per i giovani non ci sono più ideali né idoli? Cioè non hanno come Beh, noi. non ci sono idoli e ideali del presente, come vedi, non, futuro, l'idea di futuro, cioè beh, quello che è stato per la mia generazione, per quelli precedenti, la fantascienza, ad esempio, no? Certo. Il primo uomo nello spazio. Io ero ragazzo, Yuri Gagarin, quando avevo 6 anni, andò nello spazio, no? Ma oggi c'è un giovane, adesso stasera si va su Marte, no? Ma È c'è già qualcuno che sta. atterrata la sonda Perseverance su Marte. Eppure, cioè, no, cioè, non c'è neanche un miliardesimo dell'emozione che avevamo noi quando vedemmo Armstrong sulla Luna, non è pensabile. In compenso è cresciuta la generazione dei pirla che credono che fosse una finzione. Ti autorizzo a dirmi vecchio stronzo, non lo No, dire più. mai.